Benvenuto alla Soul to Soul Talk di stasera, intanto è un piacere averti con me, con noi. Grazie, per me è anche un enorme piacere anche per me. È bellissimo, tra l'altro io mi ricordo di te perché 4 anni fa sono venuta a uno dei tuoi corsi di risveglio e la cosa che mi ha attirato al tuo corso, mi ha attirato a questa opportunità è sapere che tu hai una mission molto nobile, ma non voglio anticiparla ai nostri viewer, voglio lasciare un po' di suspense e voglio che sia tu a dire chi è Marco Fincati, ma soprattutto chi era prima del tuo risveglio alla tua chiamata. Vuoi parlarci un po' di te, prima e Ok, poi? allora prima vengo da Padova, si sente il mio accento veneto, quindi mamma di Venezia, papà padovano, nato, cresciuto a Padova predominantemente, se no abbiamo fatto anche un po' di altre città venete, e come cultura veneto per noi potevi fare tutto quello che volevi, l'importante è che lavoravi, perché se non lavori in Veneto sei un disgraziato. Quindi tanta cultura del lavoro, del sacrificio, quindi dal concetto non mangiare il crudo, non abituarti a mangiare il prosciutto crudo perché costa troppo, abituati alla mortadella, perché così quando ti capiterà il crudo ne gioirai, ma se ti abitui al crudo poi puoi perdere, la mortadella non ti piacerà, queste sono le informazioni belle che mi dava mio babbo. Quindi mio babbo mi aveva programmato per fare una vita di merda come la sua, morale della favola. Non sto scherzando, è perché così. Lo so, rido perché non sei l'unico ad aver vissuto questo genere di background. Voglio ricordarti che io sono veneta quanto te, originaria di Treviso, e quindi conosco la mentalità. Amo profondamente il popolo veneto e durante la mia vita ho dovuto anche ricorrere a degli espedienti fai da te per riprogrammare la mia mente. E non lasciarmi condizionare troppo dall'abituati all'idea che se hai un posto fisso allora sei al sicuro, altrimenti apriti cielo. E quindi so di che cosa stai parlando. Quindi Marco Fincati era un ragazzo come molti altri, immagino della sua generazione, alle No, prese proprio programmato con le sfighe, ero proprio programmato con le sfighe. Perché mio babbo se le attirava tutte lui, era la classica persona che ogni cosa che gli succedeva era colpa degli altri, no? con. E quindi dava tutto il potere agli altri, tutto il potere. E quando a 25-26 anni mi resi conto che io stavo facendo le stesse cose che aveva fatto lui, quindi mi stavo cominciando a ammalare come era successo a lui, stavo cominciando a crearmi dei debiti come era successo a lui, cioè stavo praticamente rifacendo la sua stessa strada, scoprì il concetto di epigenetica e scoprì che l'ambiente programma la persona. E Certo. quindi tramite, più che altro Bruce Lipton è stato la persona che ha più dato, come si dice, sia spiegazione scientifica sia quell'aspetto spirituale, perché lui ha mixato sia il suo dottorato di ricerca ed era professore di Harvard e di altre, no, di Harvard, di Stanford University e altre università, ma sia parlava molto di spiritualità, quindi c'è sempre al di là della cellula cosa c'è, ok? E quindi da lì è iniziato il mio percorso di crescita, e dove ho praticamente frequentato, boh, dai 100 ai 150 tra corsi e seminari, mi sono drogato di corsi come fa un po' di gente. Poi capivo che molte persone perdevano tanto tempo, vedevo sempre le stesse persone che facevano tutti i corsi e rimanevano sempre fermi nella stessa posizione. Allora lì ho pensato, ma perché non facciamo un metodo che mette insieme tutto ciò che dicono queste persone, lo semplifichiamo al massimo e lo rendiamo disponibile anche alla signora Maria o a un bambino di 6 anni? Ed è quello che ho fatto, che si chiama RQI, l'acronimo di Riequilibrio Quantico Integrato, che è un metodo semplice a portata di tutti, che già da 2 o 3 mesi abbiamo addirittura destinato, doniamo tutti gli utili, addirittura lo regaliamo il corso adesso alle persone che iniziano a fare un fatto concreto. Perché il problema di molte persone è che fanno tanti tanti corsi, ma alla fine non li mettono in pratica. Cioè non danno il tempo di mettere in pratica niente, perché subito dopo hanno un altro corso. Quindi o ci sono gli ignoranti, ignoranti che non vogliono sapere niente di crescita personale, o ci sono i drogati, questo ho visto nella mia. Pensa che io mi ero trasferito dal Veneto a Rimini, perché in Veneto corsi non ne facevano. A Rimini ogni sera c'era dagli UFO a San Michele, a Star Sharan, a medicina, alla biofisica, alla medicina cinese. Ogni sera c'era. Mi ero trasferito a Rimini solo per fare corsi, pensa a te, dal 2006 al 2009, pensa a te. Meraviglia Marco, tra l'altro quello che mi piace di te è che hai citato Bruce Lipton.
Sì, ho pronunciato bene il suo cognome. sì, Uno sì. dei grandi, cioè è una delle personalità riconosciute proprio per offrire questo valore aggiunto che concilia la scienza alla spiritualità, per cui è innegabile il dato che lui porge, cioè non si può avere un'opinione personale riguardo alla spiritualità, perché è una cosa che o esperisci o non esperisci. E il fatto di trovare delle persone illuminate che, come dicevi, in qualche modo io uso la metafora dell'unire i puntini per venirne a una alla fine, perché disperdiamo tante energie in mille rivoli cercando delle risposte a compartimenti stagni. Siamo stati abituati un po' così a scuola, ci sono le materie, per cui questo è incompatibile o non comunica con l'altro. In realtà viviamo in un uno che è tutto da conoscere e da esperire e non c'è divisione, non c'è separazione tra scienza e spiritualità a 360 gradi. Ora, tu sei riuscito a unire i puntini e a offrire un metodo semplice, semplificato, ma profondo, che nulla toglie alla validità degli argomenti trattati. Quali sono i risultati più eclatanti che tu hai ottenuto su di te? Perché Marco, io so che i ricercatori, per essere davvero ricercatori, per offrire questo valore aggiunto al mondo, devono prima testare su loro stessi quello. Infatti io no. Com'è andata con te? Vai, vai, tranquillo. Infatti non avevo nessuna voglia di diventare un formatore. Io alla 26-27 anni avevo il padre povero e lo zio ricco. Il padre era un artigiano, un piccolo imprenditore che prendeva sempre fregatura una dietro l'altra. Perché invece mio zio venditore faceva i soldi, quindi ho detto a 26 anni vado a fare il venditore, quindi tutti i corsi di formazione inizialmente li facevo per Ok. imparare, perché volevo pagarmi i debiti, perché mi ero creato a 26 anni avevo 150.000 euro di debiti, senza niente, quindi solo con mio padre che ne aveva altri tanti di debiti, quindi senza linea creditizia, e quindi il mio intento era quello di pagare i debiti, questo era il mio intento. Secondario, c'avevo 2 ernie alla schiena, ma quello era secondario, perché ti ripeto, in Veneto prima ci sono gli sghei, poi c'è la salute, non so nelle altre regioni d'Italia, ma in Veneto c'è la cultura che devi lavorare, lavorare, il medico se si va più avanti, insomma. Ok? Esempio, quando a 20 anni ho avuto 2 ernie, un giorno dopo non sono andato a lavorare perché avevo fatto le punture, il mio babbo mi spaccò una bottiglia in testa perché voleva che andasse a lavorare, tanto per dirti i traumi giovanili, no? Perché era, dovevi andare a lavorare, più importante è lavorare. Quindi io non avrei avuto nessuna intenzione di fare tra virgolette, il terapeuta o il, chiamiamolo, formatore. Mi ha portato proprio l'universo. Quindi quando cominci a senti quella vocina dentro di te, che noi nelle psicologie energetiche chiamiamo superconscio, per i spirituali lo chiamiamo sé superiore, se ci fosse un cattolico l'angelo custode, chiamiamolo come vogliamo chiamarlo, però quella vocina interiore che non è nella mente qui, nella pancia, quindi è quella, chiamiamola scintilla divina che le antiche filosofie ci dicono, e con cose che adesso noi insegno come messaggi di vita, mi sono talmente messaggi di vita talmente forti che mi hanno interrotto il rapporto di venditore, facendomi distruggere più macchine, tanto per dirti, ma prima instradarmi a livello di terapia, perché io mi ero nel frattempo, ti dico, nel frattempo io che imparavo queste cose, avevo 2 ernie inguaribile, guarito, avevo occhiali con guida con lenti scomparse, e i miei debiti in 6 mesi li avevo ripagati. Quindi da fare un lavoro dove non riuscire a superare i 3.000 euro al mese a prendermi 15.000 euro al mese, in un anno ho pagato i debiti praticamente. Quando ho pagato i debiti, l'universo mi ha portato a spaccare la macchina, a non riuscire più a fare niente del lavoro, e fatalità è venuto fuori che io lavoravo per un'azienda che vendeva, all'epoca erano Striscia la Notizia le ha chiamate stufette dei miracoli. Invece in Cina e in Germania sarebbero spettro di biofrequenze, si chiama tecnologia biospectrum, che erano vendute ormai 5 milioni di esemplari nel mondo. Comunque, degli elettromedicali che grazie a quelli io ero venuto a conoscenza di tanti personaggi, tra cui Genovesi, il primo presidente PNEI, tra cui avevo conosciuto Vittorio Marchi, avevo conosciuto, insomma, grazie a questa, chiamiamola, spettro di frequenza, che era un'infrarossa allargata, chiamiamola tra magnetoterapia e infrarossi. Io sono riuscito a conoscere un sacco di terapeuti e lì avevo già messo un mio metodo che lo usavo per me. Quindi quel metodo lì poi l'ho usato per 2 anni su 1.000 persone, dopo avermi guarito io l'ho usato su 1.000 persone, e quando sono arrivato a testarlo su 150 patologie, sfighe varie, ho deciso, aspetta che cominciamo a insegnarlo. Okay? E anche lì mi ha portato a
non poter più esercitare il terapeuta, perché per fare il terapeuta, dico sempre, è una vita di sacrifici, okay? Perché non devi pensare al denaro, perché se pensi al denaro non sei più un terapeuta, devi pensare solo al bene della persona, e se pensi solo al bene della persona, devi proprio prima di fare, tra un, chiamiamolo, paziente all'altro, hai bisogno di fare tutte delle pratiche, che poi le ho chiamate pratiche di coerenza, per spegnere la mente, se no tu rischi di, quando tu prendi lo stress dalle persone, ok, oltre a ammalarti tu, perché ricordiamoci che il 70% delle persone che si ammalano per stress, cioè i terapeuti o tutti quelli che fanno l'autoaiuto, il 70% muoiono per stress, perché si acquisiscono lo stress dei pazienti, chiamiamolo così. Quindi io tra un paziente e l'altro mi prendevo mezz'ora di meditazione, quindi io tutto il giorno facevo 15-20, chiamiamoli, pazienti, e dormivo 3 ore a notte, non mangiavo più, bevevo solo succhi. Ero diventato 75 kg, adesso preso 110, ero 75 kg, solo di succhi, perché non avevo il tempo fisico di mangiare, tanto per dirti. Quindi vedevo che a 30 anni avevo voglia anche di vedere il mondo, dato che ero nato povero, con tutti i debiti, quindi ho lasciato anche il lavoro di terapeuta per dedicarmi al formatore. Anche perché finisco, il passo, adesso non vogliamo parlare di religioni, ma l'unico passo un po' di religione che mi piaceva è: dai un pesce a un pescatore, lo sfamerai per un giorno, insegni a pescare, lo sfamerai per tutta la vita. Quindi è nato il concetto dell'autostar bene, quindi il metodo RQI, che era nato come terapia, mettere insieme tutte le, chiamiamo la medicina cinese unita alle psicologie energetiche, questo sarebbe dare qui in poche parole, quindi tutto il concetto dei meridiani con il concetto di Hammer, il concetto di epigenetica, il concetto di lavoro sull'inconscio, quindi i conflitti messi insieme, e mi ha portato poi a insegnarlo, e abbiamo sempre di più semplificato. Quindi ti faccio un esempio, da studiare 365 punti di agopuntura, adesso i miei corsi li insegno 9 punti, perché abbiamo capito che ci sono i 9, quelli più generici, che bene o male si più brava. Sì. Brava. Ottimo, Marco. Allora, avrei altre domande da farti? Vai. E riguardano uno dei valori che per me è più importante nella vita, perché il semplice buonsenso, parlo proprio di buonsenso, voce interiore, come la vogliamo chiamare, mi suggerisce che se una persona non è in coerenza, e quando parlo di coerenza parlo di allineamento, di pensiero, di spirito, di materia, di energie, con il tuo DNA spirituale, che poi è praticamente l'impronta che il divino, diciamo così, ha messo in te e che determina il tuo destino, cioè che cosa sei chiamato a fare. Se tu vai controcorrente e reprimi questa voce interiore, prima o poi incapperai in qualche, diciamo, non voglio nominarlo, non voglio portarlo all'esistenza, ma ci siamo capiti. Allora, come si risolve questo problema della coerenza? Cioè, com'è che una persona può risvegliarsi alla possibilità di intendere che se non allinea queste varie parti del proprio sé, non arriverà a compiere quello che è chiamata a compiere nella sua vita? Ok, allora, intanto noi, io e chiamiamoli i nostri corsisti, adesso anche perché io mi sto ritirando, pian pianino mi sto ritirando dalle scene, poi se abbiamo tempo ti dico anche perché, e quindi le persone che stanno portando avanti il metodo, noi insegniamo praticamente che noi abbiamo praticamente tre menti: la mente superconscia, sei superiore, angelo custode, la mente inconscia, dove risiedono tutti i programmi, e la mente conscia, che sarebbe il nostro tu pensante, l'io fisico, la personalità, ok? Cos'è? È come l'esempio dell'iceberg che facevano, però il sé superiore, quindi nel cuore, risiede praticamente la nostra missione. Okay. Che prima o poi, se, infatti quando la malattia, quando è che viene fuori? Quando delle persone, esempio, molti nostri corsisti che guarivano, i medici non gli davano la parola guarigione, ma gli chiamavano remissione. È stata una remissione spontanea. Cosa vuol dire remissione? Ritornare re della propria missione. Wow. Quindi la malattia, come dico sempre, è un guardrail, tu sei con la macchina, se non ci fosse il guardrail tu cadresti da uno strapiombo e moriresti. Invece dobbiamo sempre ringraziare il guardrail, che è la malattia, che ci fa capire il nostro, se ci viene una malattia, soprattutto i tumori, quindi tutto il concetto che ha studiato Hammer, la nuova medicina germanica, ma non solo lui, la Rambi, la Louis Sei, ci sono un sacco di, chiamiamoli, diagnostici, io li chiamo diagnostici perché attraverso il corpo, dove c'è il sintomo, hanno capito qual è il conflitto derivante. Quindi attraverso questi ci hanno fatto vedere che la malattia non è altro che noi non stiamo andando nella nostra missione di vita. Cioè non stiamo seguendo il motivo, cioè
se crediamo nella rincarnazione, ma anche la fisica ha cominciato a dimostrare che c'è l'anima che pesi 3 grammi dell'anima, che hanno 21 grammi dell'anima, cosa sto mettendo, eh? Però abbiamo un'essenza divina. Quando noi ci incarniamo, chiamiamo così, ci diamo uno scopo, perché lo scegliamo noi lo scopo. Se poi non lo portiamo avanti quello scopo, ci arrivano, io le chiamo le stecche, quindi può essere la malattia, la ragazza che ti lascia non sai perché, una morte violenta, un improvviso licenziamento, cioè un fatto molto traumatico che ti fa mettere in discussione tutto ciò che stai facendo. Perché se hai una malattia importante, non puoi più tenere quel tenore di vita e magari non puoi più fare quel lavoro. Tante certo. volte cambi lavoro, guarisci dalla malattia perché non dovevi fare quel lavoro lì. Sì. Okay. Quindi la missione è quello lì. Poi abbiamo il tu pensante, dovrebbe metterci nella linea della mente. Sì. E parlo sempre di Gesù, ma non per a livello religioso, ma sempre perché viviamo in Italia o nei paesi cattolici il Vangelo. E non nei Vangeli normali, ma nei Vangeli apocrifi c'era scritto: quando due sposi in una casa si troveranno, faranno la pace, direte alla montagna allontanati e la si allontanerà. Quando due sposi in una casa fanno la pace, troverete il regno del padre. Quali sono gli sposi? La mente conscia è la mamma, il tu pensante, e la mente superconscia, chiamiamolo sé superiore, questa scintilla divina, è il papà. Okay? Quando questi due sono in linea, via montagna allontanati e si allontanerà. Cosa vuol dire? Hai il potere dell'attrazione, cioè tutto quello che ti serve lo puoi attirare a te. Meraviglioso. Troverai il regno del padre, cosa vuol dire? Troverai quel senso di appagamento, di amore, che non cercherai più nelle cose, ma sarai talmente felice che sarai tu a, hai capito? Perché se tu non hai quella frequenza dentro di te, non attirerai mai quella cosa di felicità. Certo. Se tu la frequenza, questo è il potere dell'attrazione, lo insegna. Il problema qual è? L'inconscio è quella mente in mezzo tra la mamma e il papà, tra il cuore e la mente conscia, che rompe le scatoline, perché purtroppo l'inconscio è stato programmato nell'ambiente in cui sei vissuto. Quindi se sei nato in un paese cattolico avrai tanti sensi di colpa, il mea culpa, avrai molti conflitti con la sessualità, perché dovresti aspettare far l'amore col matrimonio. Se invece nasci magari su un paese arabo, hai più un concetto della donna come più serva o più come, se tra virgolette, ne puoi avere tante. Adesso faccio degli esempi. Se sei più nasci in India, hai più il concetto di meditare che piuttosto di fare altro. Quindi a seconda dove nasci, la famiglia, la televisione, la lingua, la cultura, la parola stessa, il linguaggio stesso, crea un modus operandi dei comportamenti, che sono dei pensieri che poi si trasformano in comportamenti. L'RQ, quello che ho pensato è quello di, che adesso noi insegniamo gratuitamente le pratiche di coerenza sul mio canale RQ, canale sulla pagina Facebook RQ, stiamo mettendo insieme molte persone, quindi anche tu stiamo apprendendo, perché il nostro obiettivo è quello di dimostrare, come hanno dimostrato scientificamente, che quando c'è un gruppo di persone che riesce a spegnere questa mente, quindi entra in coerenza perché il padre va cioè la mente si mette in frequenza al papà, questo è tutto spiegato da un certo Greg Braden, che è l'amico intimo di Bruce Lipton, che uno vive sempre in coppia. Noi 2 anni fa abbiamo fatto vedere a Greg Braden che nel mondo ci sono 5 milioni di persone che praticano questa coerenza, che è scientificamente dimostrabile. Che faccio un esempio: in Svezia, se tu dimostri che fai meditazione o fai pratiche di spegnimento della mente, addirittura paghi 10% in meno di assicurazione sanitaria. Cioè, quindi anche, chiamiamolo, il sistema riconosce che la meditazione apporta a questi benefici. Quindi meditazione per noi è orientale, preghiera per noi occidentale. Unita meditazione e preghiera, noi la chiamiamo pratiche di coerenza, cioè come spegnere la mente, e le insegniamo gratuitamente perché è molto semplice. Anche un certo Eckhart Tolle le insegna tranquillamente e gratuitamente, perché alla fine che cos'è? È quella di dare la doppia attenzione, molto semplice. Dare attenzione sul respiro e un'altra cosa. Quando tu dai attenzione sul respiro e un'altra cosa al di fuori di te, vai a mettere in loop l'emisfero sinistro, perché noi abbiamo una mente che parla sempre, che fa casino, che è la mente sinistra. Noi dobbiamo spegnere la mente sinistra, perché una volta che l'emisfero sinistro è spento, l'emisfero destro va in connessione con il cuore. Questo è stato dimostrato da tutti. Quando l'emisfero destro è in connessione, noi abbiamo quel senso di appagamento e di amore. Se noi riusciamo poi in seconda fase a avere questo amore non solo per noi, ma proiettarlo per le persone che ci stanno intorno, addirittura per l'intera penisola italica, noi abbiamo chiamato progetto penisola italica, un certo Maharishi, un guru indiano,
dove David Lynch, quello di Twin Peaks, o il nostro, come si chiama, il nostro, se mi viene, quello che ha fatto Cerco un centro di gravità permanente. Franco Battiato. Battiato, sono tra i suoi discepoli, tra virgolette. Questo guru nel 93 ha dimostrato a Washington, nella terra, in una città molto violenta americana, perché gli americani ogni volta che hanno un problema prendono una pistola, ammazzano, ha dimostrato che mettendo insieme un gruppo di persone, là addirittura i crimini violenti nel 93, nel luglio 93, si sono ridotti del 23%, solo perché le persone davano, spegnevano il giudizio, quindi non andavano contro, non è che dicevi crimini violenti, belli, crimini violenti, ma discutiamone, no, perché discutere, tipo in televisione, si fanno tutti questi talk show, fa casino. Crea solo pensieri e fa casino. Invece noi dobbiamo spegnere la mente, la verità nel nostro cuore. Quando noi facciamo salire questa verità alla mente, cominciamo a prendere consapevolezza della verità. Okay? Meraviglioso. Se poi noi sentiamo questo amore e riusciamo a proiettarlo in un obiettivo comune, che il nostro obiettivo è raggiungere questa massa critica di persone per modificare la coscienza collettiva italiana. Perché? Perché l'Italia, questo non per fare proselitismi, ma è al centro di tutto il mondo, nella coscienza collettiva del mondo, la cultura è partita dall'Italia. Il 70% delle opere artistiche, ma di cultura, è partita dall'Italia. Quindi se in Italia cambia una modalità di pensiero, noi siamo quelli che influenziamo di più. Anche perché geneticamente, attraverso l'impero romano, ok, ma soprattutto alle quattro repubbliche, molti semi, perché noi veneziani soprattutto andavano un po' a fare attività sessuali in tutto il mondo, abbiamo un patrimonio genetico che in tutto il mondo c'è un pezzo di italiano, ok? Quindi qual è il concetto? Che noi cambiando noi stessi addirittura cambiamo anche il DNA, questo che ha dimostrato Bruce Lipton. Certo, certo. E raggiunse la massa critica che Marishi ha definito nella formula radice dell'1% della popolazione, poi certi l'hanno chiamato la centesima scimmia. Cioè quando un gruppo minimo di specie raggiunge un livello di consapevolezza, tutta la specie ne gode. Wow. Questa è la figata. Quindi non serve, come dicevi tu prima, cioè bisogna solo che le persone che si stanno risvegliando, ognuno con la propria pratica, magari molti seguono te, certi seguono me, un altro segue un altro, non importa chi è quello che ti sta dando l'informazione. L'importante è che ognuno di noi trovi quello che gli serve per spegnere questa mente, per avere benefici nella propria vita, e quando i benefici nella propria vita, siamo tutti, tra virgolette, volontariati. Il volontariato lo faremo tutti, l'aiutare il prossimo tuo, come te stesso, bisogna farlo, ma prima dobbiamo aiutarci noi, perché certo. Se siamo malati, abbiamo i debiti, facciamo fatica a aiutare gli altri, quindi prima ci guariamo noi stessi, impariamo a star bene, e poi insieme, senza dire te sei di destra, tu sei di sinistra, io sono cattolico, tu sei ebreo, non me ne frega niente, viviamo tutti in un ecosistema e siamo tutti interdipendenti dall'altro, perché se il contadino non va più a coltivare la terra, noi non mangiamo niente, che sei ricco, che sei povero, puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma se la popolazione di un determinato paese non ha per mangiare, prima o poi nasce una guerra civile e moriamo tutti quando c'è una guerra civile. Cioè, e quindi conviene andare di prevenzione. Bravo. Quindi prima di aspettare crisi e pandemie, altre pandemie, adesso che abbiamo un periodo di pace, chiamiamolo così, cerchiamo di ringraziare quello che abbiamo e insieme, con questo è il nostro appello che facciamo, dare un intento comune che è quello di raggiungere una massa critica di persona che può cambiare, cioè migliorare proprio la coscienza collettiva, cioè permettere alle nuove tecnologie tipo la free energy, al nuovo pensiero che non è più un pensiero egoistico ma di condivisione, quindi un pensiero olistico, come dicevi prima tu, l'uno, siamo tutti uno, di poter svilupparsi senza, tra virgolette, avere i problemi di ricatti vari, perché la gente ha sempre paura di essere ricattata a livello economico. Certo. Ma questo si può fare, basta. Quindi, è meraviglioso, Marco. Senti, qual è il primo passo per evitare di essere influenzati dalle circostanze a livello di vibrazione e per invece imprimere nell'ambiente circostante la propria vibrazione? Questo switch, cioè dal subire le circostanze al crearle. Come si può fare? Qual è, secondo te, solo il primo passo? Dopodiché ci darai tutte le informazioni per raggiungerti, il tuo sito, dove andare a linkare, dove cercarti, in quale gruppo Facebook e così via.
Guarda, noi abbiamo RQI, abbiamo fatto l'azienda, si chiama RQI, il metodo si chiama RQI, la base si chiama RQI. Adesso abbiamo creato i progetti RQI, che sono progetti umanitari. Infatti, l'anno scorso, guarda, proprio oggi, sotto il commercialista, abbiamo, come azienda, abbiamo fatto 100.000 euro di utile. Adesso, come l'anno scorso, li doniamo tutti in questi progetti, che sono progetti dove diciamo sempre: se lo Stato, tutti si lamentano, come diceva il fratello di JFK, Bob Kennedy, tutti si lamentano dello Stato, ma nessuno di noi vorrebbe, cosa potremmo fare noi per lo Stato? Quindi noi abbiamo deciso di dare tutti gli utili, i proventi di quello che noi facciamo come attività, di darlo proprio ritornare indietro alle persone tramite progetti umanitari, che possono essere asili, che possono essere orti condivisi o dei veri e propri villaggi dove vivere nel nuovo mondo. Il nuovo mondo per noi non c'è neanche più il concetto del mio e tuo, ma c'è la proprietà, cioè lo spazio personale. Ricordiamo sempre, dopo, dei piccoli suggerimenti. Primo, no, secondo gli scienziati, il primo è stato Kirlian a fotografare, noi abbiamo un'aurea, ok? Come i cartoni animati Dragon Ball o Kenshiro, che vediamo da piccoli, o i Cavalieri dello Zodiaco, no? Ok, il cosmo. Abbiamo un'aurea che è scientificamente dimostrabile. Ne abbiamo di due tipi: una, che noi chiamiamo sottili, ma invece è un'energia che si sente, che sono fatti di biofotoni. I biofotoni, noi emettiamo luce come una candela a 10 km di distanza, ok? Tanto per dirti. Questa aurea, un certo Kirlian la fotografò, e mediamente va dai 4 agli 11 metri, la media è 8 metri. Quindi cosa concreta da dare alle persone è giornalmente, settimanalmente, mensilmente, dedicare una parte per stare da soli. Da soli cosa vuol dire? Non avere gente per 8 metri di diametro. Quindi andare in natura. Questa è l'unica cosa. O chi ha fortuna di avere una casa grande, essere al centro. E perché noi dentro gli 8 metri captiamo, attraverso questi punti di agopuntura, che sono 365, captiamo delle frequenze. Quindi per isolarsi dall'ambiente, perché dobbiamo fare come gli animali. Quando gli animali stanno male, prima cosa digiunano e non mangiano. E seconda cosa, si isolano. Dobbiamo isolarci perché dobbiamo rigenerare il nostro campo energetico, campo elettromagnetico. Per farlo dobbiamo stare separarci dagli altri, perché purtroppo quando stiamo male, gli unici che possono aiutarci siamo noi stessi. Purtroppo è così. Nessun altro può sostituirsi a noi stessi in questo caso qui. Poi, quando abbiamo capito noi come chi, poi gli altri sono un aiuto. Ma se non c'è il tuo intento di star bene, se non sei tu che decidi di star bene, gli altri non possono fare niente per te. Vero. E questa esperienza, io ho avuto la fortuna di avere tre cugini tossici dipendenti, di cui due non ci sono più, perché chi ce l'ha fatta, solo chi ha deciso io voglio cambiare, punto. Io voglio farcela. Non c'è ne... E questa cosa nessuno te la può dare. Se non viene dentro di te, nessuno può trasmetterlo. Poi i maestri arrivano quando l'allievo è pronto, quindi quando l'allievo è pronto può arrivare quell'amico che ti passa quel libro, che ti passa quella tecnica, ma devi tu dare all'universo quel modus. Per farlo io consiglio alle persone che sono piene di problemi isolarsi da soli, non andare in vacanza con la famiglia. Anche basterebbero veramente, guarda, 20 minuti al giorno, 2-3 ore a settimana, e un giorno al mese. Queste sarebbero le indicazioni che dà un istituto di ricerca che lavora anche a Grabrade, dove ha visto che per prevenire i burnout, cioè i sovrastress, ogni giorno dovremmo avere almeno 20 minuti di solitudine. Di solitudine. 1 a 2 ore settimanali, un giorno al mese. Poi ci sarebbe il top, una settimana addirittura di ritiri di 3-7 giorni di Cammino di Santiago. Meditazioni, Vipassana, c'è l'Italia al Vipassana, cioè trovare una volta all'anno, spegnere completamente per tutto, perché noi giornalmente, mensilmente e annualmente abbiamo dei cicli, possiamo sopportare il tot livelli di stress. Se usciamo da quei livelli di stress, o diventa burnout, che impazziamo, o può arrivare una malattia, o arriviamo a un punto che perdiamo anche tutto ciò che abbiamo costruito. E questo faccio un appello soprattutto alle mamme. Perché le mamme di solito adesso devono sia lavorare, sia, tra virgolette, allevare i figli. Se la mamma è sempre in overboost, il figlio sarà sempre in stress, perché ci ciuccia lo stress della mamma. Quindi le mamme devono dire: proprio per i miei figli devo prendermi del tempo per me per stare bene, perché se mancherò io, cosa fanno i miei figli se non ci sarò più io?
Quindi la prima persona più importante in una famiglia è la mamma, poi viene il marito e poi viene il figlio. Questo è il concetto, perché se la mamma sta male o il marito sta male, i figli stanno male. E se noi non cominciamo da adesso a dare informazione di prendersi cura di noi stessi e ai nostri figli, quando lo faremo? Certo. Questo è fondamentale. Mm-hmm. Quindi noi diciamo che il mondo lo cambieranno le nostre generazioni, ma dobbiamo permettere di far crescere dei bambini, dei ragazzi, in un ambiente privo di ansia, di far vedere che prima ci siamo noi, in ogni caso. Ok? Quindi è fondamentale prendersi del tempo per se stessi, meglio se in natura e almeno 10 metri di distanza da altri esseri viventi umani, perché gli animali, come i cani, insomma, gli animali ti danno sempre frequenze positive, e anche le piante, tranne i cipressi che mettono su sui cimiteri, è l'unica pianta che dà frequenze negative, il cipresso. Perché? Perché si va a ciucciare la frequenza negativa del morto o delle, che non è neanche il morto, sono tutte le volte che andiamo al cimitero che piangiamo, stiamo male, quei pensieri diventano proprio, in esoterismo vengono chiamate aggregore, noi li chiamiamo proprio campi morfogenetici che si attaccano. È per questo che è importante staccarsi, soprattutto per le persone, ad esempio, che lavorano in ospedale o lavorano tipo in banca, in posto dove la gente è sempre un po', o all'INPS, gente che è sempre incazzata, che vengono tanti clienti arrabbiati. Bisogna staccare. Staccare vuol dire natura, piedi scalzi, piedi sull'acqua o sulla terra, perché la madre terra e l'acqua scaricano. Dobbiamo scaricare prima cosa la tensione. Dopo c'è il resto, ma se non facciamo questo lavoro di reset giornaliero, settimanale, annuale, come dice l'Earthmet Institute, si chiama così l'istituto di ricerca, ha fatto queste ricerche su 5 milioni di persone, quindi non stiamo parlando di ricerche come le creme su 30-40, ma su 5 milioni, hanno visto che almeno 21 minuti al giorno, lo ripeto ancora, qualche ora a settimana, un giorno al mese e 3-7 giorni all'anno di assoluto riposo e stare da soli. Ti piace pregare, prega, ti piace meditare, medita, vuoi fare coerenza, fai coerenza, ma fai una pratica che ti consente di stare da solo e spegnere i tuoi pensieri. Ma già se stai da solo vedi che i tuoi pensieri sono molto inferiori, perché molti pensieri credi che siano i tuoi, invece è l'ambiente in cui vivi. Ho capito, Marco, e quindi per spegnere questo dialogo interiore non potenziante, non utile, tu dici: concentriamoci sul respiro, permettendo alla mente di svuotarsi, all'emisfero sinistro di spegnersi, non sostituendo gli antichi pensieri con i nuovi pensieri utili. Si crea un interregno, quindi prima o poi quello spazio vuoto, immagino che debba essere, tra virgolette, riempito da nuove informazioni che si sedimentino, corretto? Quindi c'è uno step successivo a quello a cui sì. Tu hai dato, ecco. Prima bisogna svuotare la mente, poi la si può riempire. Ma anche lì, la coppa, come dicono tanto, va, come anche ieri ho rivisto Avatar, per dirti, lo dicevano anche in Avatar, cioè se tu hai la coppa piena non puoi buttare dentro niente. Certo. Se tu sei intasato di stress, di informazioni, vai a fare un corso, non serve a niente. Dovresti andare, prima di fare un corso, dovresti spegnere la mente. Cioè, spegnere la mente vuol dire anche non... Cioè, noi le insegniamo gratuitamente queste pratiche. La pratica più principale è quella che si chiama della doppia attenzione, come ti dicevo prima. E sarebbe molto semplicemente avere un obiettivo, ok? Scrivere l'obiettivo, sotto fare dei spazi vuoti, osservare l'obiettivo, osservare il respiro e l'obiettivo. Prima imparo a respirare. Inspiro e i cicli di respiro sono 10 secondi per la media, poi io esempio ho 13 secondi, vanno da 8 a 13 secondi, però mediamente 10, quindi avere anche un orologio e respirare con una cadenzialità, quindi inspiro per 5 secondi, espiro per 5 secondi e osservo il mio obiettivo, quindi do attenzione sia a me stesso al respiro sia all'obiettivo che ho, guarire da una malattia, ripagare le bollette, aiutare mio figlio, qualsiasi obiettivo che noi crediamo sia quello che ci fa pensare di più. Quindi qual è il pensiero? Perché se non ho debiti penso ai debiti, no? Faccio un esempio. Quindi il problema che ho lo scrivo, risolvere quel problema, punto. Tutti i pensieri che non sono il mio respiro dovrei scriverli, perché quelli sono i pensieri da svuotare. Questo si chiama RQ-essere, che è una pratica che io ho ricevuto quest'anno 150.000 euro di donazioni di manager, perché gli ho insegnato questa pratica, gli ho detto: guardami, se ti va bene,
dona questi qua i nostri progetti, gli hanno donati 150.000 euro in un anno, quindi noi come azienda abbiamo fatto 100.000 euro di utili, ma di donazioni sono arrivati 150, pensa un po', perché abbiamo insegnato questa pratica. Io dico sempre, se migliori questa pratica decidi tu di donarla, ok? Io dico sempre, donateli a questi progetti umanitari, quanto, un euro, 100.000, quello che vuoi tu, ma solo con questa pratica qua abbiamo 5 manager, super manager, che hanno iniziato a focalizzare i veri obiettivi, i veri problemi. Non è il problema che credi sia tu, ma ci sono dei problemini collegati adesso, perché l'inconscio è un po' bastardo, cioè l'inconscio associa delle cose che a livello conscio sono cavolate, ma a livello inconscio è il conflitto vero e proprio. Quindi osservando il tuo obiettivo, dando attenzione al tuo respiro e tutto ciò che è un pensiero, quello ti sta ostacolando da raggiungere il tuo obiettivo. Quello è i pensieri da svuotare. Poi individuati i pensieri, o applichi l'RQI, o applichi le psicologie energetiche, o fai preghiere, o non mi interessa la tecnica che vuoi. Okay? L'importante è che tu capisca quali sono le vere cause che ti stanno impedendo di raggiungere quell'obiettivo. E questo fai prendere consapevolezza alle persone che le cause, il 99% dei casi, quelle cause non sono esterne, sono tutte interne tue. Certo. E quando tu diventi consapevole, come nel film The Matrix, che il bambino diceva Neo il protagonista, che Neo Reeves, c'è un bambino che si pensa che sia un oracolo e piega un cucchiaino, lo dà al protagonista e lui non riesce a piegare il cucchiaino, il bambino gli dice, finché credi che il cucchiaio sia fuori di te, non potrai mai cambiarlo, ma quando credi che il cucchiaio è dentro di te, lo puoi cambiare. Quindi questa tecnica serve per prendere consapevolezza che qualsiasi problema l'hai generato, l'hai co-creato tu. Quando tu credi, ti rendi conto che l'hai creato tu, hai il livello di consapevolezza, non più degli altri, colpa degli altri, ma comincia a prenderti la responsabilità che l'hai anche creato tu, inconsapevolmente, con l'ignoranza, allora quando credi che hai creato tu una cosa, la puoi anche, se hai fatto, la puoi anche disfare. Meraviglioso. Marco, è meraviglioso. Sai che è passato tanto tempo, più tempo del previsto, ma io sono contentissima perché ti ascolterei per ore, quindi immagino anche che i nostri follow saranno ancora lì, ancora. Allora io ti faccio una proposta. Vai. Quando avrai aggiornamenti che ritieni siano utili per generare un ulteriore switch vibrazionale, noi ci parliamo su WhatsApp e realizziamo un altro incontro. Okay. Tutte le volte che ritieni opportuno farlo, sappi che le porte del Soul to Soul Talk sono sempre aperte per te. Okay, Marco, ti auguro il meglio per la tua mission, perché meriti tanto, ci sei passato attraverso e quello che dici si percepisce che viene da un'esperienza realmente vissuta e non da semplicemente una serie di corsi fatti e libri fatti, perché sicuramente hai una cultura, un background solido, ma sei anche una persona che ha sofferto in qualche modo, insomma, che è passata attraverso determinati stadi per poter avere quell'empatia che ti consente di capire dove si trova l'altro e quindi tendergli la mano e dirgli guarda che c'è una possibilità concreta di creare una nuova realtà. Ed è quello, è l'obiettivo, lo scopo di questo appuntamento. Cioè andarci ad addormentare consapevoli del fatto che quello che è stato, chiudiamo gli occhi per dormire sereni e domani è un altro giorno, possiamo decidere di ripartire da qui. In modo... Grazie, infatti per questo adesso sto lasciando, tu adesso mi sono già dimesso come amministratore, sto lasciando anche i corsi alle altre persone, perché ho trovato persone molto più brave di me anche a spiegare, sono più italiani, abbiamo dei medici, tra i corsisti nostri abbiamo i 4 medici più famosi italiani, adesso non faccio i nomi ma abbiamo 3 personaggi incredibili, cioè noi siamo arrivati a un convegno medico dove uno dei più grandi, il maestro di Bruce Lipton, diceva all'altro medico guarda che per guarire devi risolvere i conflitti e l'RQI è il metodo migliore per risolvere i conflitti. Siamo arrivati a questi livelli qui. Wow. Siamo certificati anche dal MIUR. In Svizzera si può scaricare le tasse, con l'RQI puoi pagare la mutua, tanto per dirti. Comunque, chiudendo questo, sono arrivato, nel senso che quando qui è una cosa che vedi che si duplica, il consiglio che dico sempre, non devi essere attaccato, se no diventi un padre che non vuole far crescere il figlio, invece il figlio può diventare più bravo di te. Quindi a tutti i creatori, perché ho visto molti zeni che fanno esempio di delle cose, poi si attaccano o al metodo, o al prodotto, o alla tecnica che hanno creato, invece adesso, per fortuna, grazie a delle persone che ci hanno lasciato le penne, mi hanno insegnato, quindi sto lasciando e mi sto dedicando proprio per seguire tutti i ragazzi che come me hanno vissuto violenze in famiglia e hanno vissuto
tanti traumi, perché io li ho visti tutti, dalla pedofilia, dai preti, dai suicidi, ai tumori, agli incendi di casa. Quindi tutti i traumi che una persona può aver avuto li ho avuti. Quindi grazie, perché me li sono scelti, perché così li ho trasmutati e posso dare una mano, perché so da dove vengo. Cioè, come diceva mio papà, là mi è stato un bel insegnamento mio papà: prima di fare diventare una, cioè, devi sapere da dove viene una cosa. Quindi se tu usi dei soldi, devi sapere quanti sacrifici ci sono dietro quei soldi lì. Quindi quando tu ti rendi conto di quanta energia c'è in quei soldi, ci pensi due volte a buttarli via, faccio un esempio. Certo. Quindi quando riesci a capire che dietro c'è una sofferenza enorme, come posso io, quando so che posso dare una mano, devo fare quello che sono più adatto a fare, capito? Questo è il concetto base. Quindi altre persone come me che hanno raggiunto livelli altissimi di guarigione e di anche indipendenza economica, stanno praticamente donando la loro vita. Noi tra noi abbiamo medici famosi, ex preparatori di serie A che hanno rinunciato a 250.000 euro di ingaggio per gratuitamente insegnare ai ragazzi, prendersi i ragazzi di periferia con delle problematiche, aiutarli. Questi sono tutti i progetti di cui stiamo facendo, perché dobbiamo prima star bene noi, e al posto di guadagnare sempre di più, diventare sempre più egoici, sennò pomperemo l'ego, dobbiamo smettere. Come diceva un mio amico, diceva: quando tu stai vincendo la carta devi smettere, che caso no, devi uscire quando stai vincendo, perché sennò ti droghi troppo, e dopo da lì dai aiuti gli altri, perché sennò ti pompi l'ego. Questo è l'appello che faccio a molte persone che hanno creato qualcosa di figo, però poi si sono intestardite, che lo vogliono controllare e bloccano. Invece dobbiamo lasciare largo ai giovani. Giovani non sono giovani di età, ma le persone ultime che hanno imparato il metodo. Perché? Perché hanno imparato con una mentalità. Noi, da noi arrivano sempre persone, non so se ti rendi conto anche tu, ma il livello di risveglio è altissimo. 10 anni fa, per spiegare dei concetti, ovviamente ci 3 ore, e ancora la gente capiva, adesso in 5 minuti riesci a spiegare dei concetti che per me anni fa era difficile da capirli, ma li capiscono anche ragazzini di 80 anni quei concetti lì, perché c'è questo risveglio. L'importante, e chiudo, è incanalare le persone che, allora, se tu stai male, devi trovare la prima pratica, la prima tecnica, la prima persona che ti fa far meglio, segui quella. Non farne 100, segui quella. Appena impari, dopo cambi, ma intanto devi avere un risultato. Quando i risultati, con quello continui quella. Appena stai bene e ti viene spontaneo aiutare gli altri, perché noi abbiamo una frequenza, ma lo vedi, il bambino in India, il bambino che sa di più, insegna gratuitamente al bambino che sa prima. Perché non hai soldi. Invece noi ci insegnano che se tu insegni a qualcuno a diventare più bravo di te, lui ti frega. Capite come vive? Noi dobbiamo partire a dire: quando sto bene io posso aiutare gli altri a star bene. Perché? Perché se gli altri stanno bene, allora anch'io starò ancora meglio. Dobbiamo creare quel ciclo positivo, virtuoso, non negativo. Virtuoso anziché vizioso, cioè uscire finalmente dallo schema della competitività e della competizione per concentrarci sul fatto che, appunto, come dicevamo all'inizio, e così si chiude il cerchio, Marco, siamo uno, e quindi c'è da fare. Il vecchio detto dei latini, mors tua vita mea, è proprio da deprogrammare. No, ma lo se ne stanno rendendo conto anche di imprenditori, perché se io sono imprenditore e i miei dipendenti sono poveri, chi compra i miei prodotti? Divento povero anch'io. Certo. Noi siamo in un'unica, adesso siamo nell'era della conoscenza, siamo l'era dell'acquario, la conoscenza è mettere insieme le scienze, ma siamo noi le scienze da metterci insieme. Quindi se stiamo male facciamo di tutto per trovare una cosa che ci fa star bene, appena la troviamo continuiamo a far quella senza fare 20 milioni di corsi, basta trovare una che sta bene. Appena stiamo bene guardiamoci intorno con altre persone che stanno bene e dire: bene, da solo posso fare 1, ma già io e te insieme possiamo fare 10, perché è esponenziale. Questo è l'effetto Marisci in tutti i vari ambiti. Grazie. Marco, grazie a te, è stato un super piacere averti con noi. Senti, ci risentiamo, anzi rimaniamo in contatto. Ti auguro buon tutto per quello che stai facendo e buonanotte a questo punto. Grazie, buonanotte a tutti. Ciao Marco, sì, ciao. A presto.